Brescia ospita la nuova edizione del nostro TG e da Piazza della Loggia parte la nuova puntata di Travel News 24. Che cosa stai facendo? Siamo all'ingresso di una delle meraviglie culturali italiane, Palazzo Martinengo, qui a Brescia, che ospita anche moltissime mostre famosissime. Da qui vi diamo la prossima notizia. Ci sono le esplorazioni nelle grotte, le passeggiate lungo i fiumi, oppure i trekking in montagna e le camminate sulle dune. Sono tante e diverse le iniziative messe a punto da nord a sud per la settimana del pianeta Terra, in programma dal 16 al 23 ottobre. L'obiettivo è diffondere e promuovere la conoscenza del territorio e il rispetto dell'ambiente attraverso, appunto, escursioni alla scoperta del patrimonio naturalistico del nostro paese. Tutti gli eventi, divisi per aree geografiche, sono raccolti sul sito ufficiale della manifestazione www.settimanaterra.org. E allora non perdetevi questa manifestazione, mi raccomando. Proseguiamo il nostro viaggio all'interno di Brixia e qui all'interno del Tempio invece potete trovare le epigrafe romane. Io intanto vi porto a Vicoforte in Piemonte. Quest'anno c'è tempo ancora solo fino al 30 ottobre per partecipare alle avventurose visite a questo capolavoro del barocco piemontese. Grazie al progetto Magnificat si percorrono i camminamenti un tempo utilizzati dalle maestranze e si accede a locali normalmente non aperti al pubblico. Con imbragature e caschetti si arriva poi fino alla sommità dell'edificio, a 75 metri d'altezza. Una sorta di scalata artistica, insomma, che porta a tu per tu con gli affreschi. Tutte le informazioni per partecipare si trovano al sito magnificatitalia.com. E vi ricordiamo anche che il Tempio è accessibile al pubblico tutti i giorni, tranne il lunedì, e tutte le informazioni potete trovarle al sito www.bresciamusei.com. Ci siamo presi la scena qui del Teatro Romano di Brixia, la Brescia antica di estrazione romana. Guardate che meraviglia, guardate. Non c'è bisogno di parole per descrivere la bellezza di questo posto. Da qui vi do la prossima notizia. La Laguna dei Delfini più grande d'Europa, dove si impara a conoscere la loro voce, il loro mondo fatto di acrobazie e di giochi con l'uomo. E nel Parco Oltremare di Riccione, una struttura dove si vive l'affascinante mondo marino e tutto ciò che riguarda la formazione del pianeta Terra. Oltre ai delfini ci sono anche pappagalli, falchi, gufi, addirittura coccodrilli. L'area Pianeta Mare ospita 6 grandi vasche dedicate agli ecosistemi marini. Pianeta Terra è uno straordinario viaggio nel tempo. La Serra di Darwin porta in una vera foresta preistorica. Il parco è adatto a tutte le età, con aree giochi e spettacoli. In ottobre è aperto tutte le domeniche e nel Ponte di Ogni Santi. Poi riapre dopo Natale. Basta, io mi fermo qui, basta! Avete scoperto un po' di bellezze e meraviglie presenti a Brescia, per oggi è tutto, ma voi continuate a consigliarci i posti e mandarci segnalazioni su dei luoghi che volete farci visitare a redazione@travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24.